Grazie Giancarlo. Beh, io ringrazio chi ha organizzato perché uno è già agitato il primo giorno a fare discorso al congresso da capogruppo dei deputati. In più parla dopo Maroni e Zaia e sale proprio tranquillo sul palco. Però, detto questo, io ovviamente ringrazio il gruppo parlamentare Giancarlo Giorgetti e il segretario federale Matteo Salvini e spero che la fiducia sia ben riposta. Il gruppo parlamentare in questi anni, ovviamente con il capogruppo Giancarlo, ma continuerà in tal senso, sta portando avanti delle battaglie ed è l'unico gruppo parlamentare che quelle battaglie le difende in Parlamento, siamo in 20, ma siamo tenaci e continuiamo a combattere. Io vi dico che, malgrado, come è stato detto giustamente da Maroni, da tanti intervenuti, la stampa non ci consideri, noi abbiamo la forza della militanza che andando sulle piazze, utilizzando i social network, riesce a far sapere quella grande battaglia che tutti insieme stiamo portando avanti. Voi pensate che la prossima settimana il governo Renzi, aiutato da quella falsa destra che si chiama NCD, andrà a provare. Andranno a regalare 8 euro al giorno ad ogni detenuto. 8 euro al giorno. Andranno a fare gli sconti di pena per tutti i delinquenti che sono nelle patrie galere. E questo perché? Perché devono rispondere a una esigenza, una direttiva europea. Allora Renzi va in Europa a dire che noi tutta l'immigrazione ce la dobbiamo tenere e assorbire da soli. Va in Europa a dire che la politica economica, come è stato ricordato, non cambia di un millimetro e i nostri lavoratori e le nostre imprese devono continuare a pagare una situazione economica ingiusta, un'oppressione ingiusta. Però quando l'Europa dice dovete dare 8 euro al giorno ad ogni detenuto, apre le tasche dei nostri cittadini, li prende e li dà ai delinquenti. Ricordo che abbiamo 6 milioni di persone che non lavorano, imprenditori che si suicidano e la prossima settimana questa maggioranza, la maggioranza che governa il paese, avrà la responsabilità politica e sociale di regalare i soldi a chi è venuto magari in una casa di ognuno di noi a rubare e a prendere i soldi delle nostre famiglie. Ma non solo, visto che Renzi ha deciso di portare avanti una politica equa e giusta, ha deciso anche quest'anno di spendere 10 miliardi di euro per gli immigrati clandestini. I 190 milioni di Mare Nostrum sono una bazzecola, perché dobbiamo a questo sommare tutti i costi sociali, i costi sanitari, i costi della sicurezza che vanno sull'immigrazione clandestina. E noi, malgrado il governo non fornisca un dato che sia uno, abbiamo fatto delle proiezioni e visto le partenze che stanno arrivando nel nostro paese dal Nord Africa, o meglio, le persone che stanno andando a prendere il governo nel Nord Africa, quest'anno dalle vostre tasche, dalle nostre tasche, usciranno più di 10 miliardi di euro. Però il governo ha deciso anche che, visto che ci sono tanti soldi per gli immigrati e per i delinquenti, per gli esodati, per i pensionati, sapete quanti soldi ha deciso di mettere? 0 euro. Per quei lavoratori, per quei giovani, per quel 46% di disoccupazione giovanile che non trova un futuro, non ha la possibilità di mettere una famiglia, non ha possibilità di avere uno stipendio, il governo ha fatto un unico decreto che mette 0 euro a disposizione per rilanciare l'occupazione del paese. Noi a questi giochi non possiamo starci. La Lega è un piccolo gruppo parlamentare, ma l'unica che combatte. E dico l'unica che combatte perché è vero, esistono altre opposizioni, magari rumorose, magari che hanno anche un certo ammiccamento dalla stampa. E parlo del Movimento 5 Stelle, che malgrado si lamenti sempre della stampa, scrivono anche se Grillo starnuta. E sapete quali sono queste opposizioni? Sono le opposizioni, e ripeto, il Movimento 5 Stelle, che insieme alla maggioranza ha votato contro la mozione della Lega per bloccare Mare Nostrum. E per questo noi oggi non abbiamo la responsabilità soltanto di dire quale sarà il futuro della Lega. Noi abbiamo la responsabilità di dire e di decidere quale sarà il futuro dei nostri cittadini, quale sarà il futuro dei nostri figli. Io ho da poco, come sanno tutti, perché sono molto orgoglioso di questo, mi è nato un bambino che ha 3 mesi e mezzo e si chiama Giacomo. E
E delle volte uno si pone la domanda, oggi facendo il mio primo intervento a un congresso, dice, ma perché sei della Lega? Dopo tanti anni mi sono iscritto, avevo 15 anni alla Lega. Perché magari vai sempre in giro? Perché oggi sei a Padova e non sei con lui? Perché la prossima settimana vai a Roma, poi vai in Lombardia per qualche festa? E dico, ti interessa il tuo figlio? E no. Io questo, e mi ha rincuorato, no, pensando al discorso, questa battaglia che stiamo portando avanti, lo facciamo proprio per il futuro dei nostri figli. Noi abbiamo quella responsabilità. E dunque quando si sente, sì, ma io la penso in un modo, io la penso in un altro, sappiamo che non stiamo tradendo la Lega o il segretario, stiamo tradendo il futuro della nostra gente, stiamo tradendo il futuro delle nostre famiglie, stiamo tradendo una signora della mia città di Trieste che viene abbandonata a vivere in un'auto perché ha ricevuto lo sfratto, mentre 50 immigrati vengono messi in un alloggio comunale, gli danno vitto, alloggio e TV satellitare. E quindi oggi noi non diventiamo punto di riferimento, ovviamente è una mia opinione, dopo sarà giustamente il segretario lanciare la linea, ma non stiamo lanciando un'opzione, un'opportunità per i partiti di centrodestra. Di questo posso dire, ce ne frega poco o nulla. Noi stiamo offrendo un'opportunità a tutti quei cittadini che non credono alle balle di Renzi, che sta portando alla povertà le imprese, che se ne sta fregando degli imprenditori che si suicidano, che non sta pensando a quelle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, ma nemmeno all'inizio del mese. Guardate, la battaglia che dobbiamo portare avanti ha i tempi molto stretti, perché le balle che ha raccontato il Presidente del Consiglio verranno presto a galla. Gli 80 euro, pensate, se fossimo stati in un altro momento storico avremmo avuto i mezzi di informazione che l'avrebbero ammazzato, ucciso, utilizzato i soldi dei cittadini per fare la campagna elettorale del Partito Democratico. Perché il giorno dopo, avete visto, è arrivata da pagare la TASI, è arrivata a pagare l'aumento delle tasse anche locali, sapete perché? Perché per quegli 80 euro ha tagliato di 1.400.000.000 i soldi degli enti locali e delle regioni, quindi vuol dire o meno servizio o più tasse. Purtroppo abbiamo un sistema di informazione asservito che preferisce mettere come prima pagina dei siti internet quando Renzi si allaccia le scarpe, piuttosto del nostro cittadino che non ha i soldi per pagarle, quelle tasse che Renzi continua ad aumentare. E allora, questa battaglia, vado a concludere perché sa che i tempi sono stati sforati, però ripeto, questa battaglia noi dobbiamo crederci insieme. E se c'è qualcuno che non è della Lega, non ha votato Lega, il nostro scopo non è dirgli hai sbagliato, il nostro scopo è convincerlo a dire che c'è un'alternativa alle balle che vengono raccontate. Noi non andiamo a trattare con nessuno per le careghe della legge elettorale come fa Grillo. Semmai noi andiamo a trattare per il lavoro della nostra gente. Ci sono delle priorità, ci sono dei partiti che devono garantirsi più poltrone possibili, noi invece vorremmo garantire più posti di lavoro possibile. Però questo è impossibile da fare se dietro, insieme, tutti insieme non lavoriamo. Non pensate che il gruppo parlamentare che ho l'onore di coordinare in modo pro tempore, ripeto, possa fare tutto da solo, anzi può fare ben poco, se non è la forza della militanza che porta avanti queste proposte e queste proteste, che una forte voce che dica che le tasse si possono abbassare, che la legge Fornero bisogna abolirla, perché ha ridotto direttamente i posti di lavoro impedendo il ricambio generazionale, se non c'è nessuno che dice che gli sprechi bisogna tagliarli, ma non bisogna andare a colpire i pensionati, serve, non basta il gruppo parlamentare, ma serve una comunità intera che lo dica e che lo urli con forza. Guardate, come ho detto, io sono capogruppo pro tempore, sono parlamentare pro tempore, però per difendere Giacomo sarò leghista per sempre. Grazie.